E noi presentiamo un lavoro, un ebook Potenza visibile, dialoghi, racconti, visioni e connessioni tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, il sottotitolo. E qui con me l'autore, giornalista e scrittore Sergio Ragone. Buongiorno Sergio. Buongiorno, buongiorno. Ecco, come nasce questo ebook che poi ecco, è una raccolta di dialoghi intorno alla città di Potenza? Sì, nasce con lo sfondo dell'appuntamento dell'evento del Capodanno Rai, ma appunto è lo sfondo. E nasce dalla voglia di provare a raccontare la città in maniera differente. L'evento Rai ha dato alla città una visibilità inedita, del tutto positiva, molto positiva. E a livello nazionale, come cronaca nazionale, la città non godeva certo di un racconto positivo, ahinoi. Però, come dire, questo evento ci ha permesso di presentarci al paese anche con quelle che sono le nostre positività, perché ogni luogo ha le sue positività. Chi sono i tuoi interlocutori? Ma i miei interlocutori sono appunto dei giornalisti, dei colleghi, ma sono anche degli architetti, c'è un'antropologa, c'è una sociologa, ci sono dei giovani giuristi, il presidente dell'Associazione dei Portatori del Santo, ma anche persone che hanno lavorato nel team di Matera 2019, questo grande appuntamento per la città di Matera e anche appunto per la Basilicata. Ma poi, come dire, ci sono dentro soprattutto non potentini, come una produttrice di champagne in visita in città che ha avuto modo di poter percorrere le strade del centro storico e anche trovarne un elemento di Ecco, qual bellezza. è la sua descrizione, la descrizione di questa donna di Potenza? È un po' la descrizione che danno Da tutti. outsider, diciamo, poi alla fine. È la descrizione che danno un po' tutti quelli che non sono di questa città, cioè che Potenza è una città possibile in cui appunto si possono fare delle cose. Ma ciò che veramente viene fuori da questo racconto, mi permetto di fare un piccolo spoiler, è come dire, la ricerca, come dire, della bellezza e delle storie che ci sono all'interno delle città, di tutte le città delle periferie. Con la casa editrice, la Universo Sud editrice, abbiamo deciso di avviare un racconto delle periferie, non solo di questa nostra regione, ma anche del Mezzogiorno, per provare a fare con le parole ciò che la grande intuizione di Renzo Piano sta provando a fare però con le costruzioni materiali, cioè rammendare le periferie, rammendare i territori. Noi proviamo a farlo con un racconto, facendo venire fuori quelle che sono le storie delle persone che abitano nei palazzi di grigi di cemento o che abitano in luoghi abbandonati. Com'è la periferia di Potenza? Che tipo di umori, che tipo di atmosfera vive? È una periferia che merita più di un'occasione, merita soprattutto ascolto, ed è una periferia che non vuole rimanere sganciata dai grandi centri. Oggi la questione vera è qual è il centro. Potenza non è più solo un centro come veniva inteso qualche anno fa, c'è il grande centro culturale che è Matera, ma c'è un centro turistico importante come il Metapontino, ma anche Maratea. Insomma, la Basilicata, se vogliamo, è una città diffusa, è una somma di centri che rischia di diventare però una somma di individualità. Noi dobbiamo provare a costruire una comunità di destino. Ci sono molte voci femminili, come mai? È una scelta o è stato un È caso? una casualità. Ma è stata anche in certo senso voluta, poi dettata dal racconto, perché per me la città è innanzitutto madre, una città che ti sa accogliere, che ti sa educare, ma che ti dà anche l'opportunità di poter andare via aspettandoti. E siccome non ci si separa mai da se stessi, non ci si separa mai dalla madre. E poi perché la città è donna, perché il talento delle donne, per stare in una citazione di Fossati, sarà l'elemento sul quale bisognerà fondare le nuove città e la nuova idea di città. Potenza visibile rimanda subito alle città invisibili di Calvino. C'è un raccordo tra questi, diciamo, C'è con il libro? sicuramente un raccordo, c'è innanzitutto un'ispirazione. E poi, come diceva Calvino, di una città non bisogna interrogarsi se è bella o se è brutta, ma dalle opportunità che può dare, che dà le idee alle persone di poter vivere. E poi perché, appunto, come dice lo stesso Calvino, nelle città invisibili, alla fine il racconto che viene fuori è di una città diffusa, una città continua. Ecco, io credo, noi crediamo che la Basilicata sia una città continua, ma che le periferie del Mezzogiorno siano una città continua. Tanti interlocutori, c'è un tratto comune che è venuto fuori, su Potenza? Sì, c'è cioè innanzitutto un rispetto per questa città, un affetto nei confronti di questa città e c'è anche da parte di chi non è potentino una curiosità,
la curiosità di poter conoscere un centro che non gode certo della bellezza, della straordinaria bellezza di Matera e della mediaticità inevitabile e giusta che gode Matera, ma che però ha tanto da raccontare, soprattutto se pensiamo alla storia e agli uomini della storia di questa città. Per leggere il libro dove si può andare? E grazie per questa domanda, per l'opportunità che mi dai. Sul sito dell'editrice Universo Sud si può scaricare, è appunto un ebook. Con l'editore abbiamo deciso che una parte dei proventi sarà poi donata per l'acquisto di materiale didattico innovativo, spero si dica così, per uno o più scuole della città, dipende dalla generosità dei potentini e non solo, e poi eventualmente decideremo se stamparlo e provare, come dire, una diffusione classica. Però è un racconto che nasce da un hashtag dei social network. Benissimo. E che aveva bisogno di una sua vita digitale. Benissimo, io ringrazio Sergio Aragone.